Notizie dall'Ucraina, il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Cosa sta succedendo davvero in Ucraina e cosa sta accadendo nell'equilibrio globale del pianeta a causa della guerra? Il portavoce del Pentagono, Patrick Ryder, ha affermato che il gruppo Wagner non partecipa più in maniera significativa alle operazioni militari in Ucraina. Vladimir Putin, peraltro, rivela in un'intervista a Kommersant di aver fatto una proposta nel corso dell'incontro avuto con il leader del gruppo Wagner, Prigozhin, e un gruppo di combattenti che rispondono ai suoi ordini. Proposta respinta da Prigozhin, le parole del capo di Stato. Avrebbero continuato a prestare servizio insieme. Nulla sarebbe cambiato. Sarebbero stati guidati dalla stessa persona che era stata loro comandante per tutto quel tempo. Molti di loro hanno annuito quando ho detto queste cose, ma Prigozhin ha rifiutato. No, i ragazzi non saranno d'accordo con una tale decisione. Intanto le forze ucraine continuano le loro operazioni offensive. Una serie di insediamenti a sud della città di Kharkiv sono stati conquistati. È stata poi colpita una base russa nell'oblast di Zaporizhia. Secondo l'intelligence ucraina, almeno 200 soldati di Mosca sarebbero morti nel raid. Sono invece almeno 23 i droni abbattuti la notte scorsa dalle forze ucraine. Dei 17 droni Shahed di fabbricazione iraniana inviati dalle forze russe, ne sono stati abbattuti 16. Le difese aeree hanno anche colpito un drone da ricognizione e 6 droni tattico-operativi. Nel frattempo torna a parlare il presidente ucraino Zelensky in merito all'appoggio garantito al suo paese dal G7. Sono grato per il sostegno, di vitale importanza per l'Ucraina, per gli ucraini, per la nostra libertà. E mentre il Pentagono conferma che le munizioni a grappolo fornite dagli Stati Uniti a Kiev sono state consegnate all'Ucraina, come rivelato ieri dal generale ucraino Tarnavaski, la Russia, come dichiara la portavoce del ministro degli esteri di Mosca, Maria Zakharova, fa sapere che darà una risposta proporzionata al potenziale uso di questi ordigni da parte delle forze armate ucraine. Infine, secondo l'intelligence inglese, la prima volta dal 2017 i sottomarini a propulsione nucleare russi non verranno coinvolti nella parata navale del giorno della festa della Marina Militare del prossimo 30 luglio. La decisione potrebbe essere legata a problemi di sicurezza interna. La mossa è probabilmente dovuta principalmente alla necessità di consentire la manutenzione e mantenere la disponibilità per le operazioni e l'addestramento. Esiste anche una possibilità realistica che i problemi di sicurezza interna dopo il tentativo di ammutinamento del gruppo Wagner abbiano contribuito alla decisione. E per ora è tutto. Notizie dall'Ucraina, un podcast originale ADN Kronos. Se questo podcast è di tuo gradimento, seguici anche dalla tua app podcast preferita, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Spreaker. Iscriviti al canale o abilita la funzione Segui per trovarci più rapidamente e la funzione Notifica che ti avviserà ogni volta che saranno disponibili nuovi episodi. E se hai un momento, lascia una recensione, aiuterà gli altri a trovarci più facilmente. Altre notizie, ultim'ora e approfondimenti su adnkronos.com.